Contala al nonno, eh? Al nonno. Una bambina di 3 anni, un gravissimo problema al cuore, la salvezza solo nel trapianto che però ancora non arriva. La forza della speranza ha spinto un giovane padre ad appellarsi alle istituzioni e all'opinione pubblica irpina per salvare la sua piccola Gioia con gravi problemi di cardiomiopatie. Questa bambina si chiama Gioia, ha 4 anni, è di Montella ed ha un cuore artificiale che le permette di vivere. È stata operata a Roma, ma ora è in attesa di un trapianto di cuore. Un'operazione delicatissima. I suoi genitori, Giovanni e Serena, da un anno hanno lasciato il proprio lavoro per trasferirsi accanto a lei all'ospedale Bambin Gesù a Roma. E chiaramente hanno bisogno di aiuto, di un supporto morale ed economico. È presa per Gioia. Gioia. Che quando in casa è posto più vivo, grazie di questa nostra che non ci lasci mai. Ma tu me la fai? Quando grazie, ma dai. Oh, occhio il cavolo. Pure tatuaggio è geniale, bellissimo. La forza della vita che ti resisterà. Posso dare un po' di giro? Amore non lo sai. È una terra? Vedrai via di uscita. Ciao. Che quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile, anche quando la speranza oramai non basterà. C'è una volontà che questa morte schiaccia, la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende dal di là. E quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai.